Sono contenta perché niente, perché è stato premiato in realtà per me un percorso più che semplicemente il personaggio che ha interpretato una sola stagione, e quindi sono molto felice perché è un personaggio, forse il più importante personaggio che ho interpretato nel mio lavoro. Sono felicissimo di ricevere questo premio, è emozionantissimo e come ho detto lo dedico a tutti quelli che hanno collaborato in Suburra e a tutti noi giovani del cinema italiano. Grazie. Sono super contenta di aver vinto questo premio, e, ovviamente in una categoria giovanile, e quindi lo dedico a tutti gli attori giovani che ci credono e che magari ce la fanno anche, visto che comunque è un mestiere difficile, e niente, quindi lo dedico a tutti noi giovani che ci proviamo. Sono felicissimo, visto che c'erano tanti altri bei candidati a cui purtroppo non è andato il premio, ma insomma gli auguro il meglio anche a loro perché se la sono cavata bene sicuramente. Allora, sono molto contenta per due motivi. Il primo è perché sicuramente vorrà dire che sto facendo un bel lavoro, e il secondo è perché si sta iniziando anche ad accogliere sempre di più la parte social dei ragazzi. Quindi questo mi rende molto felice, veramente, perché ci sono un sacco di ragazzi che portano tanti contenuti su internet ed è giusto che venga riconosciuto anche questo. Come dire, non me l'aspettavo perché comunque cioè, dopo tutta una serie di successi continua ad arrivare, quindi è bellissimo. E penso che no, sia, cioè, è bello valorizzare i giovani, quindi anche dare l'opportunità, insomma, di valorizzare chi ha comunque, sai, meno spazio rispetto a degli attori che magari sono più sicuramente mainstream e hanno molta più visibilità attraverso, sai, le piattaforme e tutto quanto, quindi penso che sia molto importante dare spazio anche a me e a tanti altri miei colleghi. Adesso ti stiamo vedendo su RaiPlay, su Viva RaiPlay, il programma streaming di Fiorello. Ecco, come sta procedendo questa esperienza e come è avvenuto un po' l'incontro tra te e Fiorello? Ma con Fiorello pure lì è stato abbastanza anomalo perché io stavo. Ho fatto un festival dove premiavo questa ragazza per un festival di scrittura per i licei. È successo che il padre, al fine di tutto questo, il padre si è avvicinato a me dicendomi che era amico di Fiorello e che aveva visto il film e ha detto se gli potevo mandare un video. Quindi l'ho salutato, ho detto ciao Fiore e lui si era preso il mio numero e mi ha detto ah no, magari qualche volta invitiamo all'edicola. Al che il giorno seguente alle 8 di mattina, numero privato, faccio pronto, sì, chi è? Sono Fiore. Ah. E quindi da lì è nato tutto, mi hanno detto ah no, vieni subito, prendiamoci un caffè, e da lì è nata l'idea di che io diventassi il conduttore del Bollino Rosso. Quindi è andata un po' così la dinamica, completamente casuale, però insomma il suo fiuto e io che ho colto un po' la sua idea, diciamo che sta portando risultati, se vogliamo.